Venerdì 11 dicembre 2020. San Damaso. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia, e i nati dalle tue viscere, come i granelli dell'arena. Non sarebbe mai radiato, né cancellato, il tuo nome davanti a me. Dal Salmo 1. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, perché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che, stando seduti in piazza e rivolti ai compagni, gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie.